Siamo ormai giunti alla penultima tappa del nostro viaggio nelle origini del cinema in Sicilia. Con noi questa settimana Emanuele Romeo. Chiediamo a Emanuele Romeo, fondatore insieme al padre del Museo del Cinema di Siracusa, come viveva questa città alla fine dell'Ottocento e i primissimi anni del Novecento. Siracusa alla fine dell'Ottocento viveva racchiusa nell'isolotto di Ortigia. Era questo quello che oggi è il centro storico di Siracusa, era un tempo l'intero abitato di Siracusa. Tra la fine dei primi del Novecento Siracusa cominciò poi ad aprirsi verso la terraferma con la costruzione del quartiere Umbertino, oltre il ponte di Corso Umberto appunto. In quel periodo Siracusa era una città ricca di fermenti politici, culturali ed economici e si riprendeva da una crisi che l'aveva attanagliata a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. E la chiusura del porto alla fine a metà Ottocento. Esattamente. Questo era uno dei luoghi dove la borghesia, dove i siracusani di quell'epoca amavano passeggiare nelle belle giornate la marina del Foro Italico e il Passeggio Adorno. Passeggio Adorno dove avevano sede due grandi alberghi, l'Hotel des Etrangers e la Casa Politi, sede meta dei turisti di quel periodo, alberghi rinomatissimi e molto eleganti. Oggi ha totalmente distrutto, come vediamo. Sì, abbandonati e di cui non se ne conosce bene la sorte. Nella preistoria del cinema abbiamo un episodio sanguinosissimo proprio qui nella città di Siracusa, ricordato fra l'altro anche da Giuseppe Tornatore nell'introduzione al testo di cui stiamo parlando, appunto, che è ben il cinematografo. Infatti nel giugno 1837 il giovane francese Giuseppe Schwenzer iniziò insieme alla moglie e ad un garzone napoletano a dare degli spettacoli di Cosmorama, spettacoli che furono applauditi dal pubblico che era entusiasta per questa grande magica novità. Accadde però che nel luglio dello stesso anno ci fu qui a Siracusa una epidemia di colera. Il pubblico allora pensò che nella sua superstizione che l'autore e il propagatore di questa epidemia potesse essere appunto il francese. E allora nel luglio dello stesso anno la folla inferocita invase questo palazzo Oddo, dove era alloggiato il francese insieme alla moglie, al garzone e alla figlioletta, e tutti e quattro vennero barbaramente trucidati. Tra i tanti gioielli presenti a Ortigia abbiamo uno dei palazzi più belli che ospitò il primo cinematografo. Questa è la facciata del Teatro Epicarmo, dove nel 1911, ad opera dell'ingegner Ignazio Cernigliaro, si svolse il primo spettacolo cinematografico tenuto dall'ingegnere, appunto, dal Cernigliaro, col suo cinematografo gigante. Il teatro è una pregevole opera architettonica e tra l'altro uno spazio culturale non indifferente, e purtroppo chiuso dal secondo conflitto, dalla seconda guerra, per restauri. Attendiamo che questi restauri vengano finalmente attualizzati e che possano restituire questo teatro a questa città. Un gioiello senz'altro di notevole, di indubbio valore. Nella suggestiva Piazza Duomo di Siracusa nascerà il primo cinema in pianta stabile di Ortigia, intorno al 1910. Nel 1911 che viene inaugurata l'elegante sala cinematografica dell'Ideal Cinema con 450 posti a sedere sotto la direzione di Giuseppe D'Aquino. I proprietari erano i marchesi Francicanava, proprietari del palazzo dove appunto si trova questa sala, e che ebbe tanto successo e che ancora oggi ospita una struttura cinematografica, la Salamandra. Thank you.